Ma in questi 3 anni cosa è successo? In questi 3 anni sono successe cose che non ci saremmo mai aspettati. Tipo? Siamo partiti il 4 ottobre del 2020, quindi 3 anni fa, con l'obiettivo di trasmettere l'amore di Dio tramite la bellezza del corpo, parlando di fisiologia per raccontare l'anima dell'uomo. Però il Signore ha sconvolto i nostri piani. Ogni anno ci ha dato un percorso di 9 mesi. Amati, il primo, ovvero sei pronto ad amarti da Dio? Cioè, la bellezza di Dio è scritta nel nostro corpo, nella nostra vita. Siamo figli amati, c'è un percorso per scoprire che Dio ci ama così come siamo, nel nostro corpo. Una vera e propria gravidanza per rinascere dall'alto, per rientrare nel grembo di Maria e rinascere, per dare essenzialmente alla luce noi stessi, la nostra vocazione. E poi tra le braccia, terzo percorso, fuori dall'utero. Ancora 9 mesi per abbandonarsi tra le braccia del Padre, innestarsi nella Chiesa e ridonare quanto ricevuto. Siamo partiti chiedendoci come il corpo ti parla di Dio nella tua vita, ma il Signore ha rilanciato completamente la nostra domanda. Volete prendervi cura del mio corpo? Del corpo di Cristo, della Chiesa. Ed eccoci qui. La Chiesa come madre ci sta accogliendo perché possiamo portare tutto questo al cuore delle persone. Perché possiamo essere le orecchie di Dio e accompagnare single, sposi, fidanzati, seminaristi. Credenti, non credenti, tutti coloro che lo desiderano nella ricerca del senso della loro vita, nel trovare la pienezza della gioia, nello scoprire la propria personale chiamata. Questo per camminare insieme verso la comunione con Dio, verso il cielo. Siamo quindi qui oggi disponibili per accogliere, ascoltare e accompagnare. Siamo come degli enzimi, facilitiamo l'incontro con Gesù Cristo, l'incarnazione di Dio nella tua vita. Quindi come ama il tuo cuore, dal tuo corpo al suo corpo. Ti Ti aspettiamo! aspettiamo!